Buongiorno ragazzi, oggi farò una prova e un vlog che non faccio da tanto perché in teoria di solito ho fatto al massimo i weekly. Oggi volevo così fare un vlog e non so se lo vedrete, chissà. E oggi è venerdì, non so che numero sia, 3, 13, venerdì 13, impossibile? Mi pare di sì. E sono le 9 di mattina, mi sono sveglia dalle 7, corro ad andare al lavoro, io sto a casa. Adesso poi mi alzo, mangio un po' di frutta, ho solo dell'uva, vabbè. Qualche chicchettino, perché poi devo uscire, devo andare da Pepe e il cane, che in teoria è mio, in pratica è rimasto a casa con papà perché lì è il giardino, lui è abituato lì, non è un cane da appartamento, questo è un appartamento, e perché papà è partito, sta una settimana fuori, quindi vado a fare da dog sitter. E ieri ho fatto ginnastica, fate conto che sono tipo 2 mesi che non faccio ginnastica perché la palestra è chiusa per l'estate, riapre lunedì 16. E ieri il nutrizionista mi ha mandato dei link di alcuni video su YouTube di allenamenti ad alta intensità. Vi giuro, 20 minuti io sono morta. Oggi ho le gambe, non riesco neanche a piegarle e a stenderle. E non tanto le braccia, infatti dopo volevo fare un po' braccia perché le braccia non mi fanno male, ma le cosce, diciamo, i nomi di muscoli non me li ricordo mai, cosce e addominali un po', ma un male atroce. Ma le gambe veramente tanto, cioè non mi succedeva da un po' perché in palestra più i lividi mi fanno male che i muscoli, ma questo allenamento, 20 minuti ragazzi, vi giuro, mi ha distrutto. Oggi lo volevo rifare, ma non ce la faccio proprio neanche a piegarmi. E quindi volevo fare un po' di tricipiti, un po' di piegamenti, giusto per cominciare un attimino a riattivare il corpo, perché dopo 2 mesi, un'ora e mezza di pole dance lunedì, la vedo dura. E niente, poi mi do pure una pettinata, magari, sarebbe il caso, e poi ci prepariamo, quindi a più tardi. Skincare mattutina, prendo, già lavato il viso, luce liquida di Estetista Cinica. Questa, sapete, la uso solo la mattina, mi sta venendo un brufolo qui, ma perché mi deve venire il ciclo, quindi vabbè. Ok. Contorno occhi lo metto di là perché uso quello nuovo di Olerin Skin, non so come si chiama. E crema giorno, questa qua di Belif, che è una crema idratante acqua bombo, che è un tipo un gel super leggero, visto che l'ho usata praticamente tutta l'estate, la cerco di finire prima che arrivi il freddo, poi ricomincerò ad usare questa qua di Estetista Cinica, che è la Zero Smog, ma è un pochino più corposa, quindi la preferisco per quando fa un pochino più fresco. Allora, questo è il trucco di oggi, semplicissimo. Qui il brufolo, neanche ci ho provato a coprirlo, tanto già so, scusate qui il muro, vabbè, già so che non ci sarei riuscita. Ho usato solamente la White Peach di Too Faced. Ogni tanto cerco di riusare palette che non uso quasi mai. Aspettate, ve la faccio vedere dentro. Eccola qua. E ho usato il grigio più scuro dal... aspetta, come faccio? Questo qui dove ho il dito senza unghia sulla palpebra mobile. E qua l'ho usato invece nella piega, ho usato Sweet Fig, che è questo qui più neutro. E niente, quindi il trucco super semplice, adesso vado a Sì, no, cambiarmi. ma ho finito il posto sullo stendino, quindi devo stendere lì. Comunque, l'outfit di oggi è questo. Ho questi jeans, non mi ricordo dove li ho presi, naturalmente. Scarpe, dove siete? Qui, prese al mercato. E poi ho questo body, mamma mia, il vetro com'è sporco, che è leggermente a collo alto, ha dei bottoncini dietro per chiuderlo, che ho preso da OVS. Mi si vede un po' la ciccetta, ma sti cavoli. E niente. Piccolo zoppettino. Non si sa com'è, ma ha iniziato a zoppicare un po'. Gli stiamo dando delle gocce, ma io credo sia ormai l'età, l'abbiamo portato al veterinario naturalmente. E ormai è 10 anni. Fagli un po' vedere l'occhietto come sta. Facci vedere un po' questo occhietto. Se mi seguite su Instagram avete visto che si era tutto gonfiato su quell'altro occhio. Vabbè, naturalmente adesso lui non va mai a favore di telecamera, vero? Amore. E ormai è vecchiettino, ecco l'occhio, vabbè, era questo, vedete, è tornato normale, era una puntura di qualche insetto. Secondo me inizia un po' a calargli anche la vista, non so perché, ma ho sto presentimento, poi vabbè, non me ne intendo. E poi il musettino tutto bianco ormai. Però vabbè, insomma, sta bene, sta bene. Detto che, anche perché poi fa abbastanza ridere il fatto che dentro casa, o comunque quando sta qui zoppica, appena esce, fagli vedere come sei bravo, zampa? Zampa? Dai,
Va bene. Appena esci inizia a tirare come una satanata al dannato, quindi gli passa il dolore. Però, niente, mo gli diamo ste goccette e speriamo che vada un pochino meglio, vero? Allora, io sono sulla stradina di nonna, quella interna, dove inizia a ballare tutta, perché ci sono le buche, ci sono solo io praticamente, i campi. E sono andata a pranzo perché è mezzogiorno e 40. Noi mangiamo abbastanza presto. Sono andata in banca perché devo parlare col consulente, credo si chiami consulente, quello che segue tipo gli investimenti, insomma, vabbè. E visto che me ne occupo io di queste cose, a parte papà non c'è, appunto, come vi dicevo prima, sono andata a fare delle cose, mi sono fatta anche calcolare l'assicurazione con la banca, perché secondo me pago un po' troppo AXA, quindi boh, adesso vediamo, comunque devo aspettare aprile che mi scade il contratto, quindi vabbè. E niente, adesso vado a pranzo, non so cosa mi ha preparato nonna. Surprise, c'è un caldo, ma la macchina mi segna 34 gradi, io speravo fosse arrivato l'autunno e invece no. Vabbè. Non si vede niente. Allora, siamo ad Ostia, non so, da sola c'è anche Corrado. Sono quasi le 8, adesso andiamo a cena. Ciao. C'è il cielo viola di là. Adatto, ho fatto il tramonto prima. E andiamo a cena, ho prenotato in un posto. Il trucco è ancora quello di stamattina, non ho neanche toccato. Infatti il brufolo sta per prendere vita. E non ce l'ho mai stata ad Ostia. Abbiamo trovato un sacco di traffico. Però non so abituata a parlare mentre c'è gente che passa. Vieni qua che sembro meno matta. Se tu sei davanti a me, non parlo da sola, almeno ci sei tu, capito? Ah. Invece non parlavo da sola. Adesso siamo seduti su sti cosi che non si vedono, ma sono tipo dei sassi enormi. Mi ho fatto vedere tette praticamente, basta. E niente, siamo di qua. Abbiamo fatto aperitivo. Poi andiamo là. Poi andiamo lì e poi torniamo a casa. Domani è sabato. E un gonfio. Un po'. Secondo me sei ingrassato, Corrado. No, veramente, no, sul serio. Vediamo se loro non ti vedono spesso. Chi l'ha già visto in qualche video, ci dica se dalla faccia sembra ingrassato. Sta fermo, sta dritto, sennò come fanno a vederti? Oh, come sei carino. Sei carino. Così pari storto e basta. Quindi fateci sapere se vi sembra ingrassato. Ce l'ho lasciata tonda. Allora ce l'hai sempre. Sembra Max Pezzali. Non sembri Max Pezzali. No. No, voglio sapere nei commenti se è ingrassato secondo voi. Sincere, eh? Sincere. E niente, quindi dopo vi faccio sapere com'è il ristorante. Allora, io mi sono messa un giacchettino tipo come mi chiami nonna Belarda. No, non mi vado a alzare. No, sti cavoli. E abbiamo mangiato l'antipasto, che era buono, bruschettine miste e bocconcini di scamorza e pancetta, quelli erano molto buoni, naturalmente. Adesso aspettiamo il piatto principale. Corrado ha molta fame, pure io veramente, io ho preso il panino e Corrado la pasta. Vediamo. Ho il mio panino, questo è il cipo, non mi ricordo più che c'è dentro, però va bene. Sicuramente è manzo, pancetta, cheddar e salsa BBQ, Corrado, carbonara. Ti vado a sbagliare? No, mai. Allora ragazze, oggi è il giorno dopo, perché ieri poi siamo tornati verso... Ci abbiamo messo un po' a tornare a casa, in teoria non è lontanissima, scusami, tolgo gli occhiali, e non è lontanissima Ostia da qui, ma ci abbiamo messo più di un'ora perché c'era un incidente, niente di grave a quello che sembrava, però insomma c'erano un po' di rallentamenti, poi sono tornata a casa, mi sono struccata e ci siamo messi a letto, e niente, c'ho sto brufolo qui che sta prendendo il sopravvento, mi sono messa a posto in penombra. Praticamente sì, è sabato oggi, sto a casa da... Adesso son sola perché Corrado sta con degli amici, quindi sono a casa. Io stasera sono già ducciata, pigiamata, struccata, mi sono fatta uno scrub, poi ve ne parlerò perché lo sto provando, ma di Bottega Verde, me l'ha consigliato una di voi sotto un altro video, non mi ricordo quale, forse quello della skin care. E niente, il panino era molto buono poi ieri, veramente veramente buono, impegnativo. Le patatine le abbiamo mangiate insieme con Corrado perché da sola non ce la facevo, stranamente. E niente, quindi stasera sto qui, siamo io e i gatti, loro sono più di me, quindi probabilmente prenderanno il sopravvento. Oltretutto sono tipo una settimana che mi sveglio molto presto, un po' perché loro si svegliano presto e quindi mi svegliano, perché a quanto pare ho il sonno leggero, ma mai avuto in vita mia, forse sto invecchiando, e quindi sono tipo tutta la settimana che mi sveglio alle 5:30, anche stamattina, però ho fatto il riposino pomeridiano,
come i bimbi. E niente, quindi questo è quanto. Non so quanti vlog farò, se ne farò altri. E, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. E se siete arrivati fino alla fine, mi raccomando, lasciatemi un cuoricino nei commenti, così so chi ha visto l'ultima parte in queste bellissime condizioni. Io vi mando un bacio e al prossimo video.